È partita la vaccinazione per la seconda dose agli over 80 nel comune di Teramo. Nei locali della sala ipogea di Piazza Garibaldi, gli anziani autosufficienti riceveranno il richiamo del vaccino anti-Covid fino a domenica 28 marzo. Ma è sul piano vaccinale regionale che fa il punto il sindaco Gianguido D'Alberto come presidente dell'ANCI. Siamo nella fase decisiva. Raccogliamo positivamente le comunicazioni di ieri, la conferenza stampa di ieri da parte della Regione Abruzzo, con cui finalmente è stato presentato il piano vaccinale. Come sapete, come ANCI, come sindaci lo chiediamo da tempo, era necessario che anche la Regione Abruzzo si dotasse di un piano che consentisse anche di avere una tempistica ragionevolmente certa, che chiaramente dipende, dipende soprattutto dalla disponibilità dei vaccini, ma che ci consentisse di dare delle risposte ai tanti cittadini e soprattutto alle categorie fragili, deboli che finalmente da domani vedranno l'avvio della campagna di vaccinazione anche per loro, in loro favore, in un momento rispetto al quale appunto dobbiamo tutti stringere, alzare l'attenzione, la soglia di attenzione nei comportamenti, ma soprattutto spingere sulla campagna vaccinale. Insieme alla ASL concorderemo le modalità per gestire le cosiddette code, che si andranno inevitabilmente a sovrapporre con le altre attività vaccinali che non possono aspettare più. Sulle categorie fragili sapete quanto abbiamo spinto come sindaci perché si potesse partire in loro favore, dobbiamo gestire le code, però devo dire che la situazione adesso è molto più lineare, c'è un'articolazione organizzativa che vede i comuni in prima linea. Questo pomeriggio avremo un incontro con la ASL che ci servirà proprio a definire l'organizzazione territoriale sulla base del piano di vaccinazione approvato. Quindi guardiamo al futuro, al presente, al futuro con una fiducia e una speranza diverse rispetto al passato, e dobbiamo spingere su questa campagna vaccinale, cercando di rispettare la tempistica che ieri la Regione Abruzzo ha posto alla comunità, e affiancando i comportamenti di tutti nell'ottica della consapevolezza e della responsabilità.